exhibition theme was automatic puppets and city of the future. The plan was to showcase and demonstrate the most advanced technology in Krat. But you know the rest. You can't hold an exhibition in a city that's fallen into utter chaos. And now the whole city is an exhibition of a nightmare. Però eccoli qua i nostri burattini. Che mi sa molto da cose storiche di cui non si può dire. Non so se avete capito. E se pensate a quello, sì. Guardate che ho l'arma del vostro padrone, non rompetemi le balle. Però anche lui non scherza, eh. Così sono tranquilla, senza arrivare, senza niente. Questo qua si è incazzato. Comunque sti cani hanno rotto le balle, eh. Oh mamma mia, veramente. E vedi, c'è sta situazione qui. Non penso. Non si apre! Che scam! Oddio, devo trovare la chiave. Queste canzoni sono un po' fa... non si può dire. L'avete capito però quello che voglio dire. No, anzi sembrano i bersaglieri questi. Ah 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 ah, bella inculata! Ma ha finito il cane? Madonna, bella questa. Proprio presi tutti e due. Bene, bene. Teniamo questo, va per sicurezza. Ok. Dobbiamo andare per di là per forza. Questi tipi sono strong, ma adesso vediamo. Guarda come è saltato quel cane. No, sto cane è carico. Ma cos'ha? Pretty good. Non potevo chiedere di meglio. Ok, speriamo di non trovarci altri piccoli inconvenienti. Guardate, stavo guardando la terza volta perché mi pareva di aver visto una persona, ma poi... Sì. Oh mio Dio. Facci che almeno con due colpi li facciamo fuori, perché sennò... e quello lì? E quel mostro bello lì? Che mi fa un po' ansia. Vediamo. Sicuramente non ho gli item per farlo fuori. Non che sia un problema, però. Questo ci porta da qualche parte, eh? Poi dal boss adesso, fatalità. Immagino la sfiga. Ti prego, però uno Stargazer me lo devi sbloccare qui, perché sennò è duro arrivare fin qua senza Stargazer.
Oh, infatti c'è uno Stargazer. No, perché sennò è dura, cioè non ce la fai. Guarda che mostri là. Ok. Un bel po' di nemici qui, mi dicono, eh. Allora, dopo andiamo di là, perché di là vedo che ci sono delle scale che dopo ci portano un po' di qua. Quindi andiamo per di qua a sbloccare le scale. Quel macchinario lì mi spaventa. Fai fuori quella. Oh. Ha un bel po' di vita questo, mi sa, eh. Questo mi sa che si fa fuori con gli item. Non... Che ti prendi le craniate qua, eh. Cioè, non che sia impossibile, però... Qualche item fa il caso tuo. Adesso vediamo. Bene, è andata bene. Pietra lunare della luna calante del patto. Bene, lui ci ha droppato un buon oggetto invece, a differenza degli altri che ci metti, sì, una vita e mezza e ti ottieni forse anche una bevanda, che è giusto. Bah, bel parry questo. No! Era un colpo fino all'ultimo sangue, però, eh. E niente. Allora, lui tolgo così. Sto facendo un test, ragazzi, scusatemi. Perché è la seconda volta che lo killi. Probabilmente il drop è stabilito anche da quante volte killi lo stesso, nello stesso punto. Bah, dipende. Di solito è randomico, non funziona così. Non viene sviluppato così. Allora, è buono il braccio, però bisogna potenziarlo. Il problema è trovare gli elementi per farlo. Quello è. Mamma mia, i danni. Non vuol dire niente, se perché? Perché abbiamo fatto che tante volte lo stesso boss, diciamo nemico, però non ci dava più di un tot, quindi. Bene. È randomico, insomma. Non da quante volte lo killi e da quanto effettivamente se lo uccidi in un punto. Perché se poi fai un titolo che si basa su che punto lo uccidi, non è più finita. Il gioco ti lagga talmente così tanto, perché effettivamente anche calcolare dove lo killi e cosa ti stabilisce, non è effettivamente una cosa proprio vantaggio fare sto coso. Ok, allora adesso possiamo anche skippare sta parte perché volevo fare sto test. Vediamo un attimo. Secondo me il drop è randomico. Sì. No, è randomico, ma comunque fa ridere che...
Comunque rispetto ad altri nemici... Oh! Mi sa che ne ho accumulati abbastanza. Orca boia, orca boia. Maria. Devo cercare di non farmi troppo vedere. Che sto qui... Oh, quando ti fa fuori, ti fa fuori. Cioè... Per carità, lo puoi schivare, lo puoi... Però... Non lo puoi perriare, quello. È imperiabile, purtroppo. Ma guardate com'è messo. Già a vederlo ti fa capire che non lo puoi perriare facilmente. Anzi, non so neanche se lo puoi proprio fare. Non mi ricordo nella fabbrica di Benigni com'era. Cazzo! Ecco che mi ha visto. No, 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 no. Ecco, vedi. Allora, facciamo così, lasciamolo un attimo là. Perché voglio vedere... Dopo lo facciamo, non è un problema. Una farfalla, dov'è? Ok, manovella della tecnica. Ah, ci fa scendere qua. Ok, andiamo a sbloccare... Fammi vedere. Ok, quella è l'entrata. Sarebbe comoda effettivamente. Mi ha visto. Come sto messa? Oh, qua c'è qualcosa. Muoviti, muoviti. Porca boia. Però il fatto che abbiamo sbloccato la shortcut mi fa molto piacere. Quarzo. Beh, quarzo sì. Proviamo ad affrontarlo, se ce la faccio. Insomma... No, no, evitiamo, evitiamo, perché non ha senso morire così. Porca boia. Maria, pensavo fosse un... Ragazzi. Maria, ho visto tutto chiuso e ho detto no. Dai che lo faccio fuori. Con tutta... Anche le spade volano. Non lo sapevate? Anche le spade volano. Guardate. Questo è... Questa è magia. Magia... Magia oscura. E adesso? Sì, ma dai, travi di un centimetro, boia, divino. O lo devo fare cadere, raga, ma... Beh, non mi sembra che caschi, onestamente. No, raga, lui segue il coso, non cade per terra.
Porca va. Sì, ma adesso lui torna, il problema è questo. Perché lui segue tipo il coso. Infatti è qua. Mamma mia. Io mi aspettavo che cadesse, invece. E invece gli hanno messo il collider a ste sbarre, ci stronzi. Chiamali stupidi. Oh, ecco qua le nostre scale, belle scale. Abrasivo acido, ok, ci curiamo, va che è meglio. No. Raga, che vuol dire sta cosa? Perché lui si illumina? No, raga, non voglio più sfidarlo quello, mi sta troppo sulle balle. Ah, ok. Però, perché lui sì è illuminato e gli altri no? Questo mette ansia. Questo mette molta ansia. Vuol dire che forse lui è qui. Oh mio Dio, che è successo qui? Ho capito che è la fabbrica di burattini. Oddio, quello si attiva. Quello si attiva. Tutti si attiveranno, secondo me. Boia! Ah, oh oh. Sono dietro alle mie spalle. Vabbè. Aspetta che mi allontano un attimo. Non la vedo bella però, onestamente. Secondo me si attiveranno tutti qua, quello è il problema. Porca boys. Maria, ha rotto il coso. So call me baby. Ha sburrato. Va bene. But when you quiz with the king, danger's no stranger. Now, listen closely and heed the king's speech or the answer to this one will stay out of reach. Think about this. Whatever it takes, what cannot be used before it breaks? Wronger than a wrong thing on wrong's day eve, but definitely a glimpse into what passes for your mind. You can only see glass as broken, shattered. Ah, niente, basta, abbiamo. Oh merda! Che razza di scherzo è questo? Ah, di mangiarlo. Non sto... scusate. Ah, ok. Perfetto. Abbiamo risolto così. No, scusate, raga, stavo guardando una roba, ma poi mi sono... Non ho neanche letto attentamente. Perdonatemi. Errore mio. E questo che gabbo... Ok. Ma che burattini andiamo a vedere adesso? Scusami un attimo.
No, aspetta, c'è una manovella? Ah, vabbè, non mi fa fare niente però. Rirompo perché io non so se effettivamente. Aspetta che cotto un attimo. Ok. È pieno di nemici qui. Allora, questa è la zona principale, giusto? Porca boia. Ammazza. Ah, cattiva questa, eh. Cattivissima questa. 198. Come 200 morti siamo. La trovo un po' noiosa sta zona, vi dirò la verità. Sono ragazzi, facciamo un'altra cosa. Sì, ma mi ha bloccato muro! Raga, raga. No, vabbè. No, queste cose mi fanno girare i co. Oh, no, io. No, vabbè, ma raga, era bloccata. Ti prego, io ho bisogno di uno stargazer, qualcosa. Io non è che posso far chilometri così, eh. Immaginavo. Ma no, no, no. Vabbè, ma cosa mi ha fatto questo? Eccola la scala. Ehi. Ui. Mamma mia. Ste chest che non si aprono. No, non l'ho presa. No, raga, boss. Ok, da sto lato. Ecco qua. Bene, arrivati. Allora, per quanto riguarda il telefono, questo tizio respawna se lo faccio fuori? Ma penso di sì, perché. Allora, vediamo un attimo. Te lo dà lui. Non dovete cavarmi uno di vita, quindi state buoni. Bene. Non so se il braccio di elettro così va bene, però. È un bel punto di domanda. Non so neanche riflettuto, vabbè. Ragazzi, assaporiamoci questo boss, va, finché possiamo. Ho 47 frammenti, quindi non è nessun problema. Andiamo. Ah, il cubo ha finito anche la sati. Vabbè, raga. Assaporiamoci questo boss. Vediamo che mostro è. È una bella arena. Forse l'acqua ci può aiutare. Oh mamma mia.
This is where evolution becomes real. To me, I am victor. The champion. Fight to the followers of the truth. Oh. Keep calm. Fra, hai bevuto? Guardate, guardate i danni dell'acido. Ragazzi, i danni dell'acido sono micidiali. Ma questo qua avrà due fasi, penso, probabilmente. Metà? Oh mamma mia, ok. Boia. Raga, ha tre fasi questo, probabilmente. Si muove tanto, però. No, non ho finito. Merda. Pensavo che avesse preso di mira il mio fantasma, vedi? Preso di mira me di brutto. Adesso non più. Aia. Ma anch'io lì sono stata proprio sotto, eh. Aia. Qua non lo perri neanche se vuoi. Non è impossibile, ma è abbastanza. Da più che altro io non so se dopo questa fase qua c'è qualcos'altro. Allora, io gli ho tirato prima tanti oggetti a bomba perché volevo un attimo testarlo, effettivamente. Volevo testare la sua potenza, ma... Ecco. Lo attivo adesso. Era forse meglio attivarlo dentro, ma vabbè. Open your eyes. Gaze upon the new world. Madonna. A chi ha preso di mira? Beh. Ok.
il timbro era lì. Madonna, ma perché mi fa fare questi front, questi backstep quando serve? Io non ho mai capito. Niente. Io non capisco perché non funzionano quando devono funzionare. Ero lì, stava spawnando, ero là e non andava. Olè. Sì. Però sto gioco a volte non va, il problema è questo, raga. No! No, 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 c'è una terza fase, dai. I'm surprised you defeated Victor. Geppetto's creations are truly marvelous. Ah, but where are my manners? My name is Simon Manus, a leader among alchemists. I've known your father for a long time. We used to be colleagues, you know. Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind. Locked into conventional thinking, I'm afraid. But even he can't stop such a magnificent discovery. It's the door to a new world. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring, is it not? What do you suppose our cure has created here? You're short-sighted, just like your father. But you speak the truth as you see it, just like everyone else. We, on the other hand, are visionaries. We understand the petrification disease on a deeper level. The disease does not signify death. It's the process of purifying a person's essence. A purified human who overcomes the petrification disease will gain a strengthened body and a mind free of lies. The essence is ergo. Yes,
The ergo you use as your power was once a human being. Our undertaking is to help others experience this purification through this elixir. Truly, it's an honor. Ergo's power can do even more. In the hands of the Awakened, its abilities are limitless. We already have the means to control that power. Power beyond your imagination. So while you wallow in a pathetic past, we step forward into humanity's future on the Isle of Alchemists. You're welcome to come to the island and witness our triumph firsthand. Or perhaps you'll make a futile effort to stop us. Maybe the Saintess statue can help you. In any case, good luck. Standing against evolution must be exhausting. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can say that Simon Manus, leader of the Alchemists, isn't hospitable. Chiave della galleria della statua della Santa della Misericordia. Madonna, un po' più lungo il nome, no? Raga, dai, ci abbiamo fatta un tentativo? Due tentativi, si può dire? Ah, lui rimane là a guardarmi? Brutto stronzo. Allora, sono un po' di ergo, lo so. Però... la porta dovrebbe essere dritta, no? Giusto? Cioè, dritta al corridoio, questo qua. Quindi, se provassi... so che è un po' un... omicidio. Però, voglio provare. Tu qua adesso salta. Mi spaccherai in due. Quella è la porta. Ma che è sto posto? Meraviglioso! Statua della Santa della Misericordia.